Ha cercato di fare un libro che provasse a raccontare l'universo di molecole e reazioni che ci circonda. E ho cercato di trovare una chiave che però non fosse estremamente astratta, lontana, proprio perché già di per sé la chimica viene percepita come qualcosa di lontano. Allora l'ho fatto affrontando le cose che vediamo e che usiamo tutti i giorni, i rimedi della nonna. Alcuni funzionano, altri non funzionano, e può essere interessante capire il perché, perché una volta che capisci il perché, puoi anche adattare le soluzioni alle varie circostanze in cui ti ritrovi. E poi ho provato a mostrare alcuni aspetti chimici, che solitamente non notiamo ma che ci circondano. Le colle. Siamo circondati da colle e non ce ne rendiamo conto. La nostra vita ad oggi non sarebbe possibile se non fossimo permeati da colle. La passione per la chimica mi è nata in maniera abbastanza casuale. Ho avuto la fortuna di nascere e crescere in un paese che è circondato da boschi, quindi, sai, la natura mi ha sempre circondato e ho avuto la fortuna di avere dei docenti molto motivanti, che è questa forse la cosa che più allontana le persone dalla chimica. Non sempre si trovano quelle figure giuste che riescano a farti vedere il mondo con gli occhi del chimico. Poi però appena inizi a vederlo, con quello sguardo lì, vedi il mondo come un insieme di reazioni, di molecole che interagiscono tra loro, non puoi più vederlo diversamente e secondo me aggiunge una poesia alla poesia che già c'è in quello che ci circonda, un livello di interpretazione che lo rende meraviglioso. Io sono molto diviso nelle letture, nel senso che divido abbastanza nettamente la lettura della saggistica dalla lettura della narrativa. Quest'ultima l'ho ripresa proprio recentemente perché me ne ero un po' separato nel periodo delle superiori e dell'università, forse anche per questioni di tempo. E il mio autore preferito a quel punto di vista è Goethe, come riesce a interpretare l'animo umano e il fatto che avesse anche delle grosse competenze chimiche forse me lo rende molto affine, per utilizzare un termine che avrebbe usato anche lui. E per quanto riguarda la saggistica, leggo tanta divulgazione, quindi beh, una figura come quella che potrebbe essere Dario Bressanini è, diciamo, oltre che un collega che conosco e di cui apprezzo il lavoro, è sicuramente un'ispirazione. Mi becchi in un periodo un po' particolare per chiedermi chi è il più grande comunicatore della scienza, perché abbiamo appena perso Piero e anche per me professionalmente ha significato molto collaborare con Piero Angela alla realizzazione di Superquark Più. Sicuramente c'è un prima e un dopo Piero in Italia ed ha avuto il grossissimo pregio di riuscire a comunicare a tutti. I suoi programmi riuscivano a parlare a chi non aveva avuto modo di studiare, quando è iniziato erano ancora tanti gli analfabeti, la persona più colta, più studiata, il plurilaureato riusciva comunque a non annoiarsi con un programma del genere. Ecco, quello è secondo me un'ottima stella verso cui puntare, no? Per nostra natura siamo un po' portati a credere che ciò che arriva dalla natura, ciò che è naturale o che percepiamo come tale sia migliore, ad esempio, di ciò che è fatto dall'uomo, ciò che è sintetico, ciò che è chimico, no, se vuoi. Ecco, questo non sempre è vero. È una semplificazione che aiuta a navigare il mondo, però ad esempio sono pieni gli esempi di molecole che noi scopriamo dalla natura, molecole che arrivano, molecole naturali, di cui noi scopriamo le proprietà e cerchiamo di modificarle, di migliorarle. Ma la più classica è l'aspirina. Noi dal salice possiamo estrarre l'acido salicilico, no? Anche il nome ce lo ricorda, che ha un ottimo effetto analgesico, però è fortemente ulcerante. Quando noi abbiamo preso questa molecola e l'abbiamo modificata, l'abbiamo fatta diventare acido acetil salicilico, ci abbiamo attaccato questo pezzettino, abbiamo mantenuto delle ottime proprietà analgesiche, e però fa molto meno male allo stomaco. Quindi a volte la chimica riesce a prendere spunto da ciò che di bello ti offre la natura e riesce anche a migliorarlo a volte.